Berlusconi si è reso responsabile di un atto incomprensibile, quello di dividere il centrodestra. L'uomo che ha detto che andavano bene le riforme costituzionali, la legge elettorale, le ha votate e poi dopo ha urlato alla deriva autoritaria di Renzi. E l'uomo che ha presentato e lodato Schittulli e poi ha cambiato candidato, è l'uomo che viene in Puglia in un imbarazzante annullamento di impegni, uno dietro l'altro perché non c'era nessuno, e sceglie di insultare me. Prima dicendo fitto chi e poi insultando. Io non ho da replicare a Berlusconi restituendogli gli insulti. Prendo atto con tristezza della conclusione di una situazione politica che purtroppo sta chiudendo la sua esperienza nel modo peggiore. E penso che questo sia un fatto che ci deve dare anche uno stimolo per il futuro del centrodestra. Noi abbiamo bisogno di un centrodestra che sia fatto di contenuti e di regole e che cambi profondamente la sua impostazione. La leadership di Berlusconi c'è stata, si è conclusa, lui può partecipare a un rilancio del centrodestra, ma non può in ogni caso pensare di poter decidere chi sta dentro e chi sta fuori. A me non sfugge la difficoltà del fatto che noi abbiamo dovuto il 2 di maggio mettere in piedi un simbolo nuovo, che fino a quel giorno non c'era, quindi noi saremo giudicati con un simbolo che avrà solo 29 giorni di vita. Però questo rappresenta anche un elemento stimolante per raggiungere il risultato migliore e per poter cercare di ottenere quel risultato che noi siamo convinti possa venire, un ribaltamento concreto nei confronti di chi pensa di avere situazioni consolidate come appunto Forza Italia. Noi siamo convinti che la candidatura di Schittulli sia l'unica vera alternativa di Emiliano e siamo convinti che la sua serietà e competenza possa essere una carta importante sugli elettori, così come siamo altrettanto convinti che la lista Oltre, una lista che è nata in pochi giorni, può determinare dei risultati molto molto positivi. Raffaele Fitto, il futuro. Il futuro Un l'ho nuovo partito, gruppi parlamentari a parte. Forza Italia non c'è più. Noi dobbiamo dare un contributo serio a che il centrodestra abbia regole nuove e contenuti credibili.